Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, andiamo a commentare la partita svoltasi all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Coetanei, dove ha visto il Pisa affrontare la Ternana e dove abbiamo vinto per una rete a zero. Bene, io direi così, primo tempo il Pisa ha fatto vedere qualcosa nei primi minuti, nel primo quarto d'ora, dopodiché siamo andati un pochettino, forse, in sofferenza e quindi che dire, niente, abbiamo sofferto un pochettino. Era una partita difficile, sicuramente, dove la Ternana aveva bisogno sicuramente di fare risultato e dove il Pisa senz'altro aveva bisogno di fare risultato, anche perché la Ternana è comunque una diretta concorrente per la salvezza. Quindi, bene così, siamo stati, diciamo così, fortunati, tra virgolette, dove abbiamo trovato la rete all'89esimo, come abbiamo fatto contro il Cittadella. E direi questo, abbiamo fondamentalmente tirato 4 volte in porta, la Ternana ha tirato 10 volte in porta. Beh, Ternana anche ha preso 2 pali, una traversa, e dove il Pisa è andato, secondo me, anche soprattutto nella ripresa, in sofferenza. Siamo andati in sofferenza, Loria ci ha messo del suo, sicuramente Loria un bel set, non glielo leva nessuno. Poi, me non mi sono piaciuti oggi per niente né Arem né Lisandro Tramoni, e quindi per il resto i ragazzi sono tutti sulla sufficienza piena. Touré, nonostante non sia stato il solito Touré, però ecco, alla fine io a Touré gli darei un bel 6. Poi, per quanto riguarda le sostituzioni, sì, hanno dato il suo. D'Alessandro ha fatto, insomma, fatto qualcosa sicuramente. Moreo oggi si è sacrificato tanto, come il suo solito, per carità di Dio, però il predestinato, scusate, insiste a metterlo di punta e lui non è una punta, è normale, quindi fa tutto tranne che la punta. Quindi noi davanti si va in deficit, no? Perché non riesci a concretizzare, perché ovviamente non hai chi te la butta dentro, ma ormai questa è la solita sfiorinata di sempre, né più né meno. Poi io non ho visto neanche il commento di fine partita di Aquilani, perché me lo risparmio, perché tanto saranno sempre i soliti discorsi, conferenza pre-partita, anche i difensori segnano, va bene, meno male che segnano anche i difensori, cioè io non lo posso più sentire. Poi ognuno la pensa e la vede come vuole, io non lo posso più sentire. Poi, per quanto riguarda il bravo oggi, comunque chiudo il discorso, bravo per quanto riguarda oggi Moreo, perché alla fine, all'89esimo di testa, ci regala i 3 punti. Quindi Moreo oggi 7,5, sicuramente per l'impegno e per la rete fatta. Siamo a 2 dall'inizio del campionato, con tutto quello che ha giocato. Quindi noi abbiamo sistemati sempre i soliti problemi. I problemi sono quelli, cioè, i problemi non è che si vanno a sottigliare, no, i problemi sono quelli, quindi problemi in fase, diciamo così, di impostazione da fondo campo. Abbiamo rischiato un paio di volte, se non te, quando è entrato Valotti si è addormentato in un'occasione e anche lì ci è andata bene. Quindi di problemi questa squadra ne ha tanti. Quindi quando il presidente Corrado è sceso a fare la sua conferenza stampa, sì, ha snocciolato voti, scusate, ha snocciolato discorsi, soldi, non soldi, qua, là, destra e sinistra, ma io avrei anche, insomma, avrei sperato che dicesse sì, effettivamente abbiamo sbagliato qualcosa nel calciomercato. Ciò non è avvenuto. Vabbè, poi ognuno la pensa come vuole, la può vedere come vuole, insomma. Fondamentalmente qui noi abbiamo un problema di fondo. Il problema è che concretizziamo praticamente niente. E meno male, quelle 2 o 3 volte col Cittadella, esempio, abbiamo concretizzato subito, abbiamo concretizzato quello che ci è venuto, diciamo, da concretizzare, e oggi abbiamo concretizzato, meno male, quel poco che abbiamo fatto davanti. Perché questo è sostanzialmente questa, no? La cosa. Quindi siamo contenti così, il calcio è fatto anche di questo. Bene così, va benissimo così, siamo a 37, sono contento. Piano piano un altro tassello abbiamo messo per la salvezza, perché io avevo detto anche il video scorso, speriamo di prenderti 3 punti e di mettere un altro tassello. E così è stato. Bene, abbiamo la partita col Como, andiamo un pochino più rilassati, perché non abbiamo magari la pressione. Se oggi pareggiavamo, perdevamo, peggio del peggio, e allora ci sarebbero stati dei problemi.
maggiore. Così non è stato, abbiamo preso i 3 punti, abbiamo fatto risultato tondo. Sei contento di questo risultato? Non lo so. Io direi bicchiere mezzo piano. Ecco, sono d'accordo, diciamo così, relativamente. Sono contento, ecco, non d'accordo, sono contento, relativamente contento, quindi bicchiere mezzo piano. I problemi sono sempre quelli e secondo me, non lo so, questo allenatore, io c'ho sempre un punto interrogativo e non me lo leva dalla testa nessuno. Magari con quello che ha di disponibile, magari anche lui ha tanti mali di te, ma perché con quello che ha di disponibile? Sì, d'accordo. Diciamo così che diciamo che la disponibilità è quella che è tutto quanto. Vogliamo trovare delle giustificazioni, le troviamo, però fondamentalmente oggi ci è andata bene. Questo è il discorso, bene così, perché nel calcio, ripeto, c'è anche questo. Però se uno mi dice come hai visto la squadra, al solito, né più né meno. Cioè, fondamentalmente abbiamo risolto all'89esimo. Ben venga, cioè, sono partite che si risolvono, se ci sono 5 di recupero, vengono risolte al 94esimo. E meno male che noi abbiamo tenuto il risultato, i ragazzi sono stati bravi su quello, hanno tenuto botta, hanno tenuto il risultato, quindi va bene così. Però, ripeto, uno mi dovesse dire ma come hai visto la situazione che la vedo né più e né meno alla solita maniera ormai dall'inizio del campionato e pensare che di qui a manca un mese e mezzo alla fine del campionato ci possano essere delle variazioni o delle cose strane o a questo punto mi sembra chiaro che anche un cieco lo vede da solo, è così e basta. Quindi andiamo avanti così, speriamo di mettere un altro mezzo tassello, cioè un bel pareggio a Como, 38 punti, insomma. E quindi ci avviciniamo ai famosi, famigerati, 43-44 punti, che quest'anno dovrebbe essere la salvezza comoda, se va avanti così. Insomma, ecco, quindi va bene così, andiamo avanti così, ormai quest'anno è così, non c'è niente da fare, ben vengano questi risultati, magari ce ne fosse per tutto fino alla fine del campionato. Bene, io mi fermo e la chiudo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, commentate, perché il vostro commento è importante, nonché importantissimo. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta, il resto passa. Alla prossima.